In questo secondo tempo dobbiamo dare il massimo e portarci a casa la coppa. Ecco cosa intendevo. Avanziamo. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Vediamo se lo salto. Mamma mia, ci provo. Peccato, 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 peccato. Attenzione alla Spagna. Attenzione alla Spagna. Palla in rete, 1-0, si sblocca la finale. Non è mai facile in queste partite, sono tanti fattori che rischiano di frenare le gambe dei giocatori. Rete che va però divisa a metà con l'autore del cross. Davvero magnifico, come possiamo apprezzare anche da questa immagine. 1-0 Spagna. Dammela qua. Vediamo che ci posso provare. Sì, 1-1 subito. Subito. Mamma mia. Che finale. Che europeo, freccia mia. La fine dell'Europa League non la faccio. Subito il recupero. Non c'è spazio, non c'è spazio. Non ci sono compagni. Non c'è niente, non c'è. Devo fare tutto io qua. Da solo contro 20. Vediamo. Posso passargli la palla? Era pure in fuorigioco, mi sa. Attenzione alla Spagna, sono velocissimi questi. Sono velocissimi. Marcateli. Vai. Dammela qua. Dammela qua. Peccato. Palla nostra. Porca troia, porca troia. Le l'avevo passata io. Porca troia. Fanculo, fanculo. E conquistiamo palla e andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Porca puttana, mi è venuta davanti i coglioni. Tutti liberi sono. Sono tutti liberi loro. Vediamo come sfruttano il contropiede. Attenzione. Spazzate via la palla, spazzate. Li porta via bene il pallone. Attenzione, che solo ci prova dalla distanza. Sto sudando, sto sudando. Mamma mia. Non riesco più a dire nemmeno una parola. Dico solo mamma mia, porca troia, porca di quelle tutte. Tutti porci sono. Ma che cazzo stai a dire? Madonna. Andiamo avanti. Non la voglio andare a finire le supplementari, io voglio vincerla ora, subito. Porca puttana di merda. Una a uno, supplementari, li volevo evitare però. Dobbiamo andarci per forza. Andiamo a vincere questo europeo, dai, per favore. Attenzione, subito, all'inizio, gol!
le la 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 le la le la le la 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 le la le la le la 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 le la le la le 2-1. Adesso sì che si può tirare un sospiro di sollievo. Crossamela qua! Ci arrivo di testa, mamma mia! La difesa è fortissima, la difesa della Spagna, Pedro Porto. Servito la porta. Grimaldo. Dobbiamo almeno tenere il risultato. Vediamo se riesco ad avanzare, a fare qualcosa. Sono stanchissimo, anche loro sono stanchi. Ma perché Chiesa fa queste cose qua? Per poco non gli prendevo palla. Attenzione, la difesa, mamma mia. Finisce questo primo tempo, andiamo al secondo tempo supplementare. Distrutto, una stanchezza disumana. Mamma mia, la stanchezza si fa sentire. Si fa sentire, però c'è ancora energia per rubare palla. Attenzione, per correre un po' meno. Attenzione, per fare giocate, però ancora c'è energia. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sua squadra. E se avessero preso gol qui, probabilmente la partita si sarebbe chiusa. Vediamo se ci arrivo di testa, centrale. Grande intervento. Attenzione, attenzione, attenzione alla Spagna. Non prendiamo gol adesso, non prendiamo gol adesso. Rischiamo. La Spagna pure ha energie. Quello è un grosso fallo. Grosso fallo è quello. Che vantaggio è? Quello era fallo. No, non ci credo se prendiamo gol. No, non lo accetto una cosa del genere. Quello era fallo. Deviazione decisiva. La mette nel mezzo. Spazzate perché abbiamo vinto. Abbiamo vinto l'europeo. Mamma mia, siamo campioni d'Europa. Sofferenza totale. Facile portare a casa questo europeo nonostante avessero già dimostrato di avere tutte le qualità per trionfare. Oggi è arrivata la vittoria e finalmente i tifosi possono scendere in strada per festeggiare fino a tarda notte. Dunque questo europeo finisce come sempre con la festa, con l'estasi dei campioni che hanno percorso anche momenti difficili in questo lungo cammino, ma li hanno saputi superare e si portano a casa la coppa. La cerimonia di premiazione regala sempre immagini uniche. Pierre, ma la gioia che si prova in questi momenti è qualcosa di davvero speciale. Vincere un trofeo del genere ti regala emozioni che ti porti dietro tutta la vita. Incontenibile la gioia del tifoso sulle tribune, la coppa viene mostrata, c'è l'euforia, sono immagini meravigliose, sono immagini straordinarie dello sport. Sì Pier, non c'è gioia più grande che festeggiare una vittoria così importante insieme ai propri tifosi. Sono loro l'anima, la benzina per la testa e per le gambe di chi va in campo. C'è la foto di gruppo con la coppa e porta l'aria in questo momento.
Ebbene sì, abbiamo vinto anche l'Europeo. Non poteva andare meglio di così questa stagione, con campionato, coppa ed Europeo con la nazionale italiana. Peccato per l'Europa League. Ma io non capisco questa cosa. Mi prende per il culo l'allenatore. Io non capisco. Dice sempre la stessa cosa. Io non so se mi prende per il culo o cosa. Ma... vabbè. Fatto vincere l'Europeo all'Italia. Niente di che, no? Comunque, non so se richiedere o meno il trasferimento ad un'altra squadra. Dovrò pensarla bene questa cosa, anche perché prima che inizi il campionato, io non lo voglio proprio iniziare il campionato con questa squadra se cambio, perché voglio cominciare un altro campionato con un'altra squadra. Ho deciso, cambierò squadra, ma dove andrò